Era tipo mezzanotte, ero a letto, poi una mattina andavo ad allenarmi, mi scrive il direttore, Domenico Roma, e mi fa: ti porto con me. E io faccio: dove, dire? Lui mi fa: domani dovremmo firmare io e il mister Modica, che io ho già l'avuto a Vibo, a Messina. E io faccio: dimmelo che domani prendo il primo volo e scendo subito. E quindi così è nata la trattativa, e non ho esitato un attimo ad accettare, perché so che Messina è una piazza importantissima, tifoseria calorosa, quindi è stata la mia prima scelta e la rifarei altre 100 volte. Io credo che in questo campionato non bisogna sottovalutare nessuna squadra, perché tutte le squadre sono forti e danno giocatori forti, quindi sono tutte partite difficili. Quindi sono partite che magari si possono caricare anche da solo, ma anche quando giocano contro il Messina non è semplice. Quindi sia noi che loro sono pronti a farci battaglia e vediamo chi vincerà. In attacco credo di poter fare tutti i ruoli, quindi non ho preferenze nel ruolo. Se un giocatore comunque è intelligente ed è bravo, può fare qualsiasi cosa, quindi sono a disposizione della squadra, del mister, non ho problemi su niente. Speriamo di superare la quota che ho fatto sia a Campobasso che a Vibo, e di far divertire questa piazza che merita tanto. Posso dire che ormai sono abituato in questa categoria, la faccio da 9 anni, quindi non mi fa né caldo né freddo. Le critiche fanno parte di questo lavoro e le accettiamo. Bisogna solo lavorare e trasformare quei fischi in applausi.